Salve professor Pregliasco, vengo subito da lei, virologo, direttore sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, lo conoscete molto bene, è stata una delle guide per me, parlo a titolo personale, ma penso anche per molti di voi a casa nel momento più difficile, quello del lockdown. E oggi mi fa un po' impressione tornare a parlare di questi numeri, di situazioni così difficili, di coprifuoco in molte regioni italiane. Mi dica una cosa, il coprifuoco, parliamo della sua Lombardia, che la conosce bene e ha il polso della situazione. Il coprifuoco in Lombardia tra le 23 e le 5 è una misura necessaria e sufficiente o non sufficiente, a suo parere? Come Comitato Tecnico Scientifico della Lombardia l'abbiamo non solo caldeggiata, ma indicata come necessaria e anche riteniamo non sia ancora il massimo possibile, il massimo e l'attuabile. A mio nostro avviso sarà necessario, dopo un primo periodo di verifica, sarà necessario vedere 1 o 2 settimane, ma presumo dover attuare ulteriori strette. Questo è un primo giro di vite, una Quali, per sterzata, esempio, per capire, professore, cioè, quali ulteriori possono essere gli step successivi? chiusure di attività non essenziali. Il messaggio è: dobbiamo limitare il numero di contatti a quelli essenziali. Ogni contatto dobbiamo considerarlo un rischio, il contatto tra persone, e quindi tenere quello della scuola, pur con riduzioni di impegno di trasporti e quindi di inserimento della didattica a distanza e di diluizione degli ingressi, e preservare per quanto possibile le filiere del lavoro, forse anche sacrificandone altre oltre a quella già tristemente colpita, che sarà sicuramente quella della ristorazione, che sono i primi a subire questi, saranno i primi a subire questi effetti. Allora, Ma scusi, aspetta, davvero. andiamo un attimo con ordine, devo capire bene. Allora, la scuola, lei dice, è l'ultima cosa che andrebbe chiusa, però anche su quello io penso che delle restrizioni, mi sta dicendo lei, saranno sempre più necessarie e molta didattica a distanza, se capisco Esatto, bene. soprattutto per i più grandi, Per i più proprio grandi. per limitare. Dopodiché, invece, mi scusi, sui fronte ristoranti andrebbero chiusi e questo, sa, è un elemento di grande ipocrisia, cioè continuare a raccomandarci di non uscire di casa, di stare la sera a casa propria e tenere i ristoranti aperti con i ristoratori che mi continuano a dire che non ci va più nessuno, c'è qualcosa che non quadra, no? No, credo proprio che si dovrà arrivare a qualcosa che sia più chiaro e renda, pur nella tristezza e nella sofferenza di tutta questa filiera di lavoratori e di imprenditori, qualcosa che sia, come dire, ragionevole in termini di ristorno. Questo ovviamente è il difficile lavoro della politica, di chi è adesso a dover decidere questi Ma per interventi, e esempio, quindi professore, per sapendo. dirci una cosa con chiarezza, lei ed io che ormai ci conosciamo molto bene, potremmo dire che il coprifuoco dall'aperitivo potrebbe essere il primo passo, che è inutile farlo alle 23, forse andrebbe fatto alle 6, alle 7, una cosa del genere? Esattamente, aspetti ulteriormente restrittivi di tutto ciò che dobbiamo in questo periodo tralasciare, concentrandoci su quello che è più essenziale e il meno comprimibile possibile. Questo aspetto Senta, professor purtroppo è una Pregliasco. tristezza.